A padre Milos, se non sbaglio, è collegato, giusto? Sì, mi sentite? Salve, salve, buongiorno. Quindi chiedo anche a voi, ovviamente, grazie mille della partecipazione, ci fa molto onore. Quindi chiedo anche a voi un commento su questo progetto, per tutto quello che di spirituale anche possa rappresentare. Purtroppo in tempi molto brevi, mi dispiace, mi perdonerete, ma non abbiamo tanto tempo, stiamo cercando un po' di riuscire a fare tutto. Grazie ancora, a voi la parola. Bene, io poi passo al padre dalla Russia per dire quanto noi siamo grati di essere stati invitati, perché abbiamo logicamente, trovandoci dinanzi a voi, a Monsignor Andreatta, a luoghi santi e noti come Assisi, Pompei, noi vogliamo dire che il fatto che ci siano oggi già in Italia residenti alcuni milioni di ortodossi abituati ai pellegrinaggi proprio antichi, a piedi, e come possiamo constatare soprattutto noi nel sud, in regioni dove in fondo questa tradizione è perduta in parte, non totalmente, ma da non molto tempo. Per esempio Calabria e Basilicata, non voglio parlare di Sicilia e Puglia, che pure rientrano in questi itinerari di antichi monasteri o luoghi sacri, e che veramente riuniscono la tradizione dell'Oriente cristiano con quella dell'Occidente culturalmente, ma adesso quindi questa riscoperta che avviene attraverso gli immigrati che sono giunti anche nelle nostre zone, e diventa riscoperta pure per gli italiani, che vedono questi luoghi ormai abbandonati, perfino gli itinerari sono quasi distrutti. E quindi noi ci sentiamo da voi stimolati a potenziare, rispondere a questa grande occasione che ci date e che condividiamo, di veramente rivalorizzare queste infinite risorse culturali, spirituali, spazio-temporali della Calabria. E per questo cercheremo di collaborare concretamente a queste iniziative. Passo il padre. Saluto tutti, specialmente il direttore dell'agenzia di Domanio, per la possibilità di partecipare. E a quello che ha detto padre Nilo vorrei aggiungere solo che sicuramente l'Italia per i russi è una meta preferita, non soltanto dal punto di vista di turismo, ma ovviamente di pellegrinaggio. E la figura chiave in questo senso è ovviamente il santo più venerato in assoluto nella Chiesa russa, San Nicola, le cui reliquie adesso, come sappiamo tutti, stanno a Bari già da quasi 1000 anni. Sono stato 7 anni dopo gli accordi firmati fra il governo russo e il governo italiano, che ci ha restituito un complesso architettonico di grande valore e importanza, una casa del pellegrino e chiesa a Bari, costruita da ultimo imperatore russo Nicola II. E posso essere testimone di come attrae San Nicola, ma anche molti altri luoghi santi d'Italia attraggono i pellegrini russi. E sì, per noi ortodossi il pellegrinaggio anche è una gesta spirituale, cioè bisogna faticarsi, anche se anche noi usiamo i mezzi moderni adesso, sia dentro il nostro paese, dentro Federazione Russa, che anche a estero. ogni giorno di più si trovano riscontro questo tipo di pellegrinaggio a piedi. Io per esempio adesso ho ricevuto benedizione del mio vescovo iniziare
fondare la comunità nostra nella città di Ostia e facendo le conoscenze ho saputo subito che c'è l'associazione che sta facendo un progetto internazionale del cammino che si chiama Via Nicolaiana, che unisce diversi paesi come Francia, Spagna, Italia, e sono riusciti già ad arrivare proprio nel cuore di Russia, nella città di Rostov, la grande, una città antica, che noi abbiamo testimonianze storiche che ha già nell'epoca prima di conquista mongola, cioè vuol dire XII-XIII secolo, c'erano i pellegrini del clero, monaci, igumeni, abati che venivano a Bari per la venerazione. E insomma, concludendo, dico che l'iniziativa è molto importante e saremo molto grati della possibilità di collaborare e partecipare in tutti i modi possibili. Anche vorrei, cogliendo l'occasione, augurare a tutti, prima di tutto i nostri confratelli, Monsignor Antonetti, sì, altri padri, Andriatta e altri, buon Natale, buone feste. Grazie dell'invito. Grazie Padre Andrei, grazie Padre Nilos che avete avuto, diciamo, questa, ci avete dato questa suggestione della, diciamo, dell'identità e della storia di luoghi che riguardano l'Italia meridionale, insomma, che tra l'altro sono ricchi di monasteri e di testimonianze di storia cristiana, soprattutto di storia cristiana dell'unità. Molto antica, quella della vera unità, e in particolar modo, diciamo, l'area del monastero di San Giovanni delle Stis, e che insieme alla Certosa di Sera San Bruno costituiscono una grande geometria, diciamo, della storia cristiana d'Europa, e insieme a quella di tanti altri luoghi come Gerace, come Rossano, come appunto in Puglia e in Sicilia, quindi veramente una ricchezza e una varietà straordinaria che ci auguriamo possa sempre più emergere in una logica di collaborazione e di unità.